La regina Elisabetta preoccupata per il matrimonio di amici di Meghan Markle. Manca meno di un mese al matrimonio tra Harry e Meghan Markle. Secondo i rumors, sembra che qualcosa stia preoccupando la regina Elisabetta. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, sembra che la sovrana sia molto in ansia per via dell'etichetta reale e del dress code che gli invitati dovranno rispettare in occasione delle nozze reali. Soprattutto per quanto riguarda gli amici americani di Meghan. Se la regina Elisabetta sembra essere tranquilla per gli invitati britannici, secondo quanto si legge sui siti inglesi sembra abbia molto timore che qualche abito non sia perfettamente adeguato fra gli invitati americani che hanno ricevuto la preziosa convocazione perché amici dell'ormai ex attrice Meghan Markle. Potrebbero essere presenti star di Hollywood alla loro prima cerimonia con la famiglia reale. Anche per loro, abituati magari alle stravaganze da red carpet, vale la regola della British Royal Etiquette, ma la sovrana sembra avere molta paura di qualche sfondone di look. Meghan e Harry si sposeranno il 19 maggio 2018 alle 12.00 nella cappella S. George all'interno del castello di Windsor. La funzione religiosa durerà un'ora esatta e alle 13 gli sposi saliranno in carrozza e usciranno dal castello per fare un breve giro della città di 15 minuti. La folla lungo il percorso che si snoderà per 6 strade, per poi tornare alla residenza reale. Come ha spiegato un portavoce di Kensington Palace, il viaggio in carrozza offrirà l'opportunità a più persone di godere l'atmosfera di questo giorno speciale. E poi si tratta di una tradizione reale: William e Kate andarono infatti in carrozza da Westminster fino a Buckingham Palace e lo stesso fece anche la principessa Diana. Il pranzo iniziale si terrà nell'imponente St. George Hall, sontuosa sala lunga ben 55 metri che si trova accanto alla cappella. Il menù è ancora top secret, ma gli sposi hanno dovuto far sapere che la torta è stata affidata alle esperte mani della pastry chef Claire Tick, che ha una piccola bakery nell'East London. Gli addobbi floreali, invece, saranno compiuto della florista londinese Philippa Craddock che, in accordo con Meghan, avrebbe scelto